Neppure il tempo di metabolizzare la sconfitta di Castrovillari per la San Cataldese, che domani, mercoledì alle ore 15, sarà chiamata ad affrontare il nuovo turno infrasettimanale del Girone I di Serie D. I Verdi Amaranto saranno impegnati sul difficile campo del Real Aversa, quinta forza del campionato, che domenica ha pareggiato ad Acireale. La squadra allenata da Pietro Infantino ha assoluta necessità di punti per lasciare l'ultimo posto della classifica. Così Infantino dopo l'ultima partita sulla pagina social del Castrovillari. Se noi continuiamo a lavorare così, avere questa applicazione, a mettere questo cuore senza mai mollare anche nelle difficoltà, ci tireremo fuori e sono convinto che questa squadra, sistemandola, perché non ho prosciutto negli occhi, qualcosa manca e si deve sistemare. Però già ho visto il ragazzo che è venuto giovedì, il nostro centravanti del 2002 è stato costretto a scendere in campo perché Torregrossa ha avuto un infortunio ieri con l'occhio. Recuperiamo Baglioni, recuperiamo Treppiedi, vediamo il ragazzo cosa si è fatto perché è un 2003 essenziale nell'organico. Ora ripartiamo, andiamo a mercoledì, giochiamo la Versa Romana. Il quadro completo delle partite della settima giornata: Trapani Lamezia, Licata Sant'Agata, Santa Maria Cireale, Ragusa Canicattì, Real Aversa San Cataldese, San Luca Cittanova, Marignanese Castrovillari, Vibonese Paternò, Catania Locri.